Guarda, l'operazione, mettiamo in campo un'operazione su Enel. Io devo dirti la verità, Pietro, oggi ho un po' strabuzzato gli occhi quando ho letto la news. Non so se hai dato un occhio a questa news che mi ha un attimo sorpreso, cioè questa richiesta di apertura di Chiesa, a quanto si legge, riporto quello che ho letto su due giornali, su due quotidiani, di ben 16 miliardi, che Interrompo sostanzialmente. Pietro, ti interrompo Vai. Pietro, perché noi questa notizia l'abbiamo data 2 giorni fa, noi arriviamo sempre prima degli altri. Ah, vedi, io no, sono io che sono lento, evidentemente, l'età mi fa rallentare. Però mi ha sorpreso, devo dirti, perché 16 miliardi sono una Sì. cifra monster e in sintesi, insomma, viene richiesta la garanzia pubblica con SACE per eventuali difficoltà su degli strutturati, su dei derivati che evidentemente sono a rischio, se no non chiedo 16 miliardi. Cioè, il tema è Ti che la interrompo cifra. anch'io, Pietro, e Vai. scusami se ti continuo a No. interrompere, però ecco, secondo me è molto importante, è giunto la scorsa settimana quando il numero uno di A2A disse attenzione ai margin call per quanto riguarda le società che vendono energia. Quanto dici tu di Enel? Uno più uno porta a un risultato non propriamente costruttivo. Però ecco, la sensazione è che magari proprio il desk di trading di Enel abbia forse sbagliato qualcosa, ma io sono rimasto a bocca aperta la scorsa settimana quando ho sentito parlare di margin call per aziende dell'elettricità. Uno pensa che sia il povero pirla, il povero retail che rischia il margin call, non aziende così, però sembrerebbe che forse anche lì i desk non hanno lavorato benissimo. Tu dici mal comune mezzo gaudio, però diciamo 16 miliardi per quanto uno possa essere un pirla, diciamo sono lunghi a arrivarci come richiesta per il reintegro. No, insomma, il trade parte da questa notizia che magari io colpevolmente ho letto in ritardo, però ho letto che è vero questa questione di A2A, ma A2A chiedeva intorno a 100 milioni, eventualmente 100-200 milioni a copertura, invece 16 miliardi. Insomma, sono rimasto un po' sorpreso. Anche qui, secondo me, bisogna un po' sfatare il tema delle notizie, no? Nel senso che io, che ho un approccio più tecnico, tipicamente guardo i prezzi, ma l'analista tecnico non è guarda i prezzi e basta, cioè è così miope da non contestualizzare l'analisi dei prezzi all'interno di un mercato che, insomma, vive e anche di notizie. Quindi, insomma, per farla breve, short su Enel ho messo 4,22, ma insomma va bene anche adesso, siamo 4,21, così insomma non è un tick che cambia. E lo stop lo metto stretto perché insomma è opportuno su queste operazioni, non, magari insomma il mercato aveva già scontato tutto, quindi 4,27 lo stop. E faccio un'operazione di rischio rendimento 1 a 2 con take profit a 4,12. Quindi, insomma, operazione semplice che nasce, diciamo, dallo scossone che ho ricevuto stamattina nel leggere questa news, che mi sembra potenzialmente devastante. Alcuni potrebbero dire già era scontata nei prezzi, perché il titolo Enel ha un grafico che parla da sé, però secondo me può aver senso.